Martedì, Vice Domini, giornalista di moda e spettacolo, ma non solo, lo scopriremo durante l'intervista. Martedì, una vera e propria esperta di costume come te, mi racconta la sua idea su questo grande evento romano. Beh, io dico che più che un evento ormai è diventato un appuntamento quasi istituzionale, perché sono diversi anni che il Galà delle Margherite esiste ed ogni anno si arricchisce sempre di maggiori contenuti e dal punto di vista culturale, sociale e anche dal punto di vista del glamour e della moda, con l'intervento di tanti stilisti in voga come per esempio Luigi Bruno. Bravissima, parliamo proprio della sfilata meravigliosa di uno stilista couture che questa sera ha dato veramente il meglio di sé. Sì, allora io appena mi sono complimentata con Luigi per le sue straordinarie creazioni, e però per dirla come Mike Buongiorno, io ho fatto una tiratina di orecchie. È vero che Nemo profeta in patria, che però lui si sfili solo nella capitale, per carità, io sono di origine romana, quindi per me Roma è la città dove io sono nata, però che non degni il Golfo Partenopeo ricco di fermenti, di ricchezze eccetera, con le sue creazioni, con un bel défilé, per cui l'ho appena invitato a deliziare anche il pubblico femminile napoletano del Golfo Partenopeo, che ti dico che non ha nulla da invidiare, anzi a Napoli e in tutta la Campania c'è proprio il gusto dell'eleganza, c'è ancora questo culto dell'eleganza, dell'abito bello da sera, anche soprattutto in tema di wedding fashion. Allora, tu sei veramente una grande esperta e sai come portare un brand italiano alle cronache non solo nazionali, perché sarebbe troppo evidente, ma a quelle internazionali. Come si fa a internazionalizzare un brand? Guarda, internazionalizzare un brand oggi credo che abbia un'arma a doppio taglio, perché ci sono tanti buyer, soprattutto dei paesi dell'est, che hanno dato tra virgolette dei bagni pazzeschi ad aziende di mia conoscenza con le quali ho lavorato, quindi bisogna stare molto attenti, molto con i piedi di piombo. Io, guarda, a differenza di altre persone a me anche molto vicine, non sono un'esterofila. Io credo che dobbiamo valorizzare al massimo il patrimonio che noi abbiamo nella moda, nel cinema e dello spettacolo. Forse probabilmente bisogna espatriare, ma non credere solo nell'estero come tante aziende di moda stanno facendo. Non esiste produrre per l'estero, andare a produrre solo nei paesi esteri solo perché la manodopera costa di meno. Credo che in tal caso adesso ci siano delle agevolazioni per le imprese, per incentive per l'acquisto di nuove leve giovanili che consentano di produrre anche in Italia, cioè voglio dire, parlo del made in Cina, parlo del made in Corea, non è la stessa cosa. Anche le grandi aziende, le grandi griff, leggi nel cartellino sotto e producono made in Cina. A questo punto è chiaro che chi ama la moda come me si rifà ad un abito di grande sartoria come quello di Luigi Bruno, di quant'altri che sono ancora artigiani. Ecco, esaltiamo la moda artigianato. Bene, non potremmo che essere più d'accordo. Grazie a Martedì, Vice Domini.